Grazie Eccellenza, non parlerò di braghe e cappelli, ma mi terrò in linea, manco ci fossimo messi d'accordo, con le considerazioni che ha appena fatto il collega Giovagnoli, proprio perché il mio intervento voleva partire da un'analisi etica di ciò che è l'etica, ovvero quell'insieme di riflessioni speculative attorno al comportamento pratico dell'uomo, soprattutto quanto intenda indicare quale sia il vero bene e quali siano gli atti, i mezzi per conseguirlo e quali siano i doveri morali verso se stessi, ma soprattutto verso gli altri, e quali siano i criteri per giudicare la moralità delle azioni umane. Secondo me non è in questo momento una considerazione fra chi è pro o contro una cosa e fra chi fa ora qualcosa in funzione di regole di altre amministrazioni. Giusto, secondo me, è la riflessione che ha fatto il segretario Belluzzi quando faceva un paragone sui numeri, riportando i flussi dei lavoratori transfrontalieri rispetto al nostro territorio sull'Italia. Ma io credo che ci sia un dovere morale, che è anzitutto quello del silenzio quando i colleghi parlano, così da consentirgli di parlare, come non detto, grazie. C'è un dovere morale che è soprattutto verso chi è malato, ma non malato di Covid, verso chi è un soggetto fragile. A tal proposito volevo leggervi delle considerazioni che ha fatto una mia carissima amica che negli ultimi 2 anni è andata incontro purtroppo a una brutta patologia, una di quelle che toccano profondamente sia nel fisico dal punto di vista chirurgico sia nella mente, proprio perché ti condizionano la vita. Soprattutto perché magari, in quanto donna, vanno a incidere sul valore stesso dell'essere donna in senso biologico. Questa persona scrive: il referendum sui vaccini ha espresso un risultato inequivocabile. Ieri ho fatto la terza dose, o booster, o comunque vogliate chiamarla. Avevo fatto Sputnik la prima volta, ora ho fatto Pfizer. Non ho titoli o competenze per mettere in discussione scelte che le autorità sanitarie assumono su basi scientifiche, che non mi appartengono, mi fido, punto. Ho avuto, mio malgrado, l'esperienza della malattia e non ammetto deroghe sulla tutela della salute pubblica. Vorrei ricordare a tutti, nessuno escluso, che le malattie non vanno in ferie, perché c'è il Covid e c'è chi, come me purtroppo, deve poter contare sull'ospedale pubblico ed io pretendo che questo funzioni. Non posso permettermi, contrariamente ai più fortunati, di saltare i controlli, di rimandare esami. A chi dice che la terapia intensiva è vuota, vorrei ricordare che non ci vuole molto a riempirla. Vorrei ricordare che chi affronta problemi di salute avrebbe diritto ad avere con sé i propri cari ed in emergenza Covid non sempre è possibile. Sono stanca di infingimenti e polemiche. Servono i vaccini, servono restrizioni. È intollerabile che questa diventi terra di nessuno. E se chi è vaccinato scendesse in piazza a manifestare, sappiate che i numeri non sarebbero di poco conto. Ecco, questa è una persona malata di cancro che deve fare i controlli, deve poter accedere all'ospedale, deve vivere in un luogo sicuro dove non si possono presentare emendamenti
che per consentire ai propri figli di andare a giocare a calcio senza controllo, dove non si possono presentare emendamenti che liberalizzino completamente le feste, le attività dei bullying per portare i propri figli e sbolognarli al bullying. Qui la nostra responsabilità etica e morale è di fare la tutela dei soggetti fragili insieme a tutti gli altri e proteggere la vita di quelle persone malate di cancro, cara collega che sta urlando, malate di cancro che devono andare all'ospedale e non possono permetterselo perché magari ci sono troppi positivi, perché dobbiamo fare delle restrizioni, dobbiamo tutelare anzitutto quelle persone assieme a tutte le altre, assieme a tutte le categorie, e dobbiamo avere la forza morale soprattutto di dire che le persone deboli sono le maggiori vittime di tutta questa condizione. Dobbiamo avere lo spirito combattivo di lasciare i fronti e di capire quanta importanza ci può essere nel tutelare queste fasce attraverso delle misure di contenimento e tutela, di chiara lotta a un comportamento di deriva che lasci le persone fragili ancora più deboli e senza tutela. Grazie.